www.radiofrequenza.com. Qua c'è stato un problema serio da affrontare, ma solo seri. Qua voi avete sentito che il governo vuole fare l'autonomia differenziata. Sapete che cos'è l'autonomia differenziata? Che se oggi ci vogliono 4 mesi per avere una visita specialistica, ce ne vorranno 12, se si farà. Qua si parla della spesa storica, sapete cosa significa la spesa storica? La spesa storica, se non l'avete capito, significa al nord per tuo figlio che è autistico a 100 a nord, se ha assunto 20 significa una discriminazione di fatto. Un problema è che siano diritti esigibili, che si applica finalmente la Convenzione ONU sulla disabilità, la legge 18 del 2019, la legge 104 del 94. Io nel 2013 stavo a Bologna al convegno nazionale sulla disabilità, ci avevano promesso che avrebbero risolto i problemi dell'inclusione, della facilitazione, dell'assistenza, della cura domiciliare. Non hanno risolto niente, stanno facendo un'altra legge che non servirà a niente. Io sono un rappresentante europeo di una commissione europea per la ricerca scientifica, sono vicepresidente di una federazione di malati, di associazione di malati rari. A noi ci troverete sempre da tutelare i disabili, le persone fragili, gli autistici. A livello locale noi ci siamo mossi già da tempo, il dottor Mangone, il nostro garante di San Giorgio, ci è stato sempre vicino e abbiamo trovato fino ad oggi ancora le porte chiuse. Abbiamo chiesto l'applicazione della legge, non è stato fatto. Io 15 giorni fa sono andato al sindaco e ho detto sono passati 2 anni, noi vogliamo un centro dove riunirci, dove chiedere, parlarci, anche giocare a carte, come dice il dottor Mancuni, anche quello è importante, anche quello la socializzazione è importante, ma avere una condivisione dei nostri problemi, cercare insieme la soluzione, perché se non abbiamo una condivisione, se parlano sempre gli altri, chi di questo e chi di quello, noi disabili saremmo sempre da una parte, mai insieme agli altri. Noi siamo cittadini come gli altri, solo con un problema in più, siamo persone che siamo stati meno fortunati degli altri nella vita. Voglio dire solo questo. Allora, se tu con la CDU lotterai insieme a noi, scendendo in piazza, andando sotto alla regione, ma parlando di cose serie, ossia come l'assistenza domiciliare, a me mi hanno dato 2 euro di assistenza domiciliare, io devo essere assistito 24 ore su 24. Una cosa, però la signora fa lo stesso. Io sono onorato, la CDU è un po' una cosa diversa. Ma lascia stare. Fino adesso voi avete avuto le rappresentanti, mia mamma che era politica. Ma lascia stare, no, mia mamma ha detto 20 volte con la politica. Ma parliamo dei problemi che abbiamo, parliamo dell'autonomia differenziata che ci taglieranno i fondi. Ma no, dobbiamo dirle queste cose, perché solo nelle conferenze Stato-Regioni ci dobbiamo portare un rappresentante che ti dice una guerra, tu devi applicare la legge. Ma perché siamo? Ma è così semplice la situazione. I diritti devono essere esigibili, devono essere certi, devono essere sicuri. Non è che si fanno legge e poi si mettono nel cassetto del Ministero e la rimangono. Voglio solo dire una cosa, che noi a livello locale lotteremo fino alla morte, ma io stesso e gli altri ci scateneremo al concerto di Villa Dentale affinché Villa Dentale, la nosocomio Dentale, sia data alle persone fragili, perché è stato nel 1786 voluto che si desse alle persone fragili, no? Deve essere dato a chi veramente ne ha diritto, a chi veramente ne ha bisogno, a chi è stato erede testamentario.